Andrea, mi hanno detto che non facciamo sufficienti recensioni, quindi ti propongo di farne una pure oggi. Come stai innanzitutto? Io sto bene, sto pensando a tua nipote che urli e la stai disturbando, mi sa. Ma infatti ci siamo spostati, l'ho inquadrata, ma lei non lo sa, l'ho inquadrata e comunque oggi ti lancio, come al solito, un pacco e mi devi dire tre cose, poi ti dimentichi sempre. Di che marchio si tratta, di che scarpa si tratta, quanto pesa e chiaramente anche le caratteristiche di questa scarpa. Sei pronto? Quindi sono quattro. Va bene che sei un professore, però devi dare i voti larghi. Dai, lancia, va. Dritto, dritto. Dritto, ma devo stare attento perché ci sono le telecamere in mezzo. Se poi con questo caldo, dovremmo fare un video a proposito, con questo caldo è assolutamente rischioso e quindi... Dai, te la lancio. Vai, vai, ci sono, ci sono. Mamma mia, che lancio. L'ho lanciata bene, no? A parte che c'era dentro qualcosa tipo dei sassi, perché è andato giù a... Vado, Vai. Come mai sti pacchi qua adesso? Innanzitutto devi dire di che marchio stiamo parlando. Oddio. È intanto una carboniosa. È una scarpa col carbonio, questo è chiaro. Secondo me questa scarpa la riconosci dal battistrada e dall'intersuola. No, da qua. Che cos'è? È un ASICS, però metà speed, cos'è che c'era la... Tu con i nomi fai un po' di fatica. Ed è un ASICS, non so quanto pesi. Pesa poco, no? Ma neanche tanto, secondo me è 180. Non lo so, onestamente mi cogli impreparato, poi... Allora, no, sto pensando, ho sbagliato il nome, no, era l'altra che non avevamo... È l'altra che non abbiamo ancora recensito, in realtà non abbiamo ancora recensito nemmeno la Sky Plus completamente. Questa è la Edge, la puoi guardare, e si caratterizza per essere utilizzata da podisti che sono Cadence. Quindi potrebbe essere adatta a tipo uno come me, perché ho un sacco di cadenza sulle gare, sopra i 200 sulle gare dai 5 km, forse anche sulle 10, quindi simpatica questa cosa. Dopo la devo vedere di fianco all'altra per capire bene le differenze, ma a vederla così mi sembra un attimino più corta, un pochino più tozza come scarpa. Mi sembra anche tutta più alta. Boh, non lo so, non me la ricordo la Sky, quindi... Però era metà speed, mi hai detto che facevo fatica con i nomi, era metà speed, giusto? Era metà speed, era metà speed. Metà speed Edge, non mi sarei mai ricordato Edge, e fondamentalmente forse non mi ricordo neanche più la Sky. No, bisogna... No, le devo mettere una di fianco all'altra, perché a vederla così mi sembra una bella scarpa da corsa, anche per distanze lunghe. E farei fatica a dire quale per cadenza e quale per ampiezza, diciamo, quindi dopo le mettiamo una di fianco all'altra. Dovremmo poi fare un video in pista nei prossimi giorni, magari riusciamo a farlo, in cui confrontiamo tutte le ultime scarpe ASICS che comunque sono davvero interessanti. Sì, beh, guarda, questa qua mi piace anche un sacco per il colore e mi piace tanto perché ha un sacco di schiuma. A me mi sembra più morbida l'altra, ma sicuramente mi sbaglio. La provo un attimino per la misura. Questa qua è il tuo 9, ho visto. Sì, un 9, a me sta stretto. Mi sa che forse è meglio che lo dici te, se è stesso numero, un numero più grande, perché così mi sta giusta. Di solito un po' di respiro ce l'ho lo stesso sul 9, quindi mi sa che devi provarla te e dire se è stesso numero o un numero in più, mi sa. Facciamo una cosa, Andrea, andiamo a berci un coffee, 2 minuti di pausa, prendiamo le varie scarpe, facciamo un po' di brainstorming e dopo ti faccio 2 o 3 domande. Dai, intanto tocchiccio un po' la scarpa, la posso usare anche in casa che tanto sono pulite. Ok, a dopo, ciao! Ciao! Allora, Andrea, hanno lo stesso colore dei Minions, però alla fine queste Edge mi sembrano davvero un'ottima scarpa. Cosa ne pensi? Faccio così, è difficile poi capire qual è una e qual è l'altra.
No, bel colore, bella scarpa, belle sensazioni ai piedi. Ho trovato una minima differenza che mi fa propendere di più per una che per l'altra. In realtà poi però secondo me dovremmo utilizzarle con i sensori in pista garbagnate per capirlo veramente. Tu in questo momento hai in mano una Edge e una Sky, cosa ne pensi di questa Edge? Allora, le ho messe al piede tutte e due insieme e sento una specie di cuscinetto in avampiede come se fosse la Zoomfly di Nike, per darti un'idea. La Sky è molto più piatta, invece sento un pochino più protratta sull'avampiede la Edge. Secondo te a livello di tomaia come l'hai vista? Tomaia, anche a toccarla, è praticamente identica a quella della Sky, ha le stesse qualità, quindi anche i bindelli, le stringhe sono quelle che non si slacciano, quelle che si incastrano bene. Tomaia leggera, una buona imbottitura nel tallone e anche una buona conchiglia. Invece a livello di intersuola sembra che la Sky ne abbia un po' di più, questa però comunque ha una quantità importante di gomma in tutta la superficie. Sì, a vederle così ad occhio sembra quasi che ci sia mezzo centimetro in più di schiuma nella Sky. Mi sembra più lineare, diciamo, cioè mezzo centimetro più bassa, ma dall'avampiede al tallone. Vedo una minima differenza sul battistrada dietro sul tallone, ma proprio non nulla. Per il resto mi sembrano davvero identiche, se non fosse per quella propensione più sull'avampiede della Edge rispetto alla Sky. Invece secondo te, Andrea, a livello di comportamento in corsa cosa ne pensi? Sappiamo che tutte e due hanno una piastra in fibra di carbonio, ma con una geometria diversa, beh, difficile dirlo, ma quale utilizzeresti? Intanto l'altra differenza che ho trovato è che la Edge veste un attimino più stretta rispetto alla Sky, e comunque se dovessi decidere quale usare in gara io forse andrei sempre sulla Edge fino almeno alla mezza maratona. Sulla maratona potrei fare anche un pensierino per la Sky, più che altro perché mi piace quella sensazione di essere più protratto in avanti della Edge. Poi magari cambierà idea facendo dei 400 super veloci. A livello di calzata invece, quindi diresti stesso numero o mezzo numero in più? Qua lascio un attimo il dubbio, faccio dire a te, io forse propenderei per il numero in più, il mezzo numero in più. Sono il tuo numero, quindi secondo me è giusto che lo dica tu perché, non lo so, magari prendo un granchio. Invece Andrea, a livello di utilizzo, se dovessi consigliarlo a un podista amatore, a partire da che velocità le consigli? Ovviamente fino alla massima velocità possibile. Guarda, ti dico, fondamentalmente è una scarpa che ha una schiuma un pochino più dura delle altre e sembra un attimino più stabile delle altre, quindi fondamentalmente la potrei usare anche a 5 al chilometro. Forse per 5 al chilometro utilizzerei di più una Sky, mentre per atleti un pochino più veloci e più avampiedisti la Edge. Poi è chiaro che ASICS suggerisce di utilizzare la Sky per chi allunga il passo quando aumenta la velocità, mentre per chi aumenta la cadenza quando aumenta la velocità suggerisce di utilizzare la Edge. Quando aumenti la velocità aumentano tutte e due, quindi secondo me bisognerebbe prenderla del tipo chi ha tanta cadenza usa la Speed in generale, chi ha una bassa cadenza utilizza la Sky. Una domanda che mi sono posto è, a livello di utilizzo con la pioggia, cosa ne pensi? Ovviamente non l'abbiamo ancora provate, però quali sono le tue sensazioni, soprattutto tomaia e battistrada? Guarda, tomaia credo che non ci siano problemi, sul battistrada, sull'asfalto non credo che abbiano troppi problemi, credo neanche su un asfalto appena bagnato. Vabbè, comunque nei prossimi giorni faremo la recensione completa di tutte e due e soprattutto un test in pista, anche perché dobbiamo confrontarla anche con le altre scarpe che abbiamo in casa ASICS e col modello precedente, che comunque resta uno dei migliori prodotti che è stato lanciato l'anno scorso sul mercato. Sì, non credo con la pioggia, perché ho visto le previsioni di settimana prossima, ci sono 35 gradi, quindi dubito che riusciremo a farlo con la pioggia. Va bene, grazie Andrea, stay strong, andiamo a berci un coffee che di fatto la caffeina ci manca, anche perché dobbiamo testare ulteriori scarpe. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.